I Le Fonti Awards tornano a celebrare l'eccellenza. L'undicesima edizione del prestigioso riconoscimento si è tenuta mercoledì 6 ottobre in una delle location più affascinanti e prestigiose di Milano. La cerimonia ha visto salire sul palco a ritirare l'autorevole riconoscimento gli studi legali, i professionisti e le imprese che hanno sfidato e vinto la crisi, mantenendo alti livelli di eccellenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, investimenti responsabili. E il premio va a Nordea Investment Funds. Nordea Investment Funds, complimenti. Oh, di corsa, ma vi aspettiamo, non vi preoccupate. Però devo leggere prima la motivazione, quindi può fare ancora un giro della sala, secondo me. No, va bene, allora per la... allora, si per... gode la motivazione sul palco. Esatto, ci sta, per l'attenzione posta nel creare soluzioni innovative improntate al cambiamento, in particolare per l'impegno rivolto agli investimenti ESG, per l'attenzione dedicata a realtà sostenibili e attente alla gestione della gender diversity, supportando così l'inclusione e generando un importante fattore di risorse e rendimento. Complimenti a Nordea Investment Funds. Si parlava prima dell'importanza. Com'è, di pesante? Sostenibilità. Com'è? Medio? Perfetto. Oh, allora abbiamo passato l'esame anche noi. Va bene. Nordea Investment Funds, eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, investimenti responsabili. Siamo in compagnia del dottor Fabio Caiani, Managing Director e Head of South East Europe, Nordea Investment Funds. Benvenuto. Grazie. Dottor Caiani, Nordea Investment Funds si è aggiudicata i Le Fonti Awards come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, investimenti responsabili. Come commenta questa vittoria? Beh, ricevere un premio è sempre bello, è sempre una cosa piacevole, lo è ancora di più quando è un premio su tematiche così importanti, così rilevanti, e quando è assegnato e concesso da una fonte autorevole quale la vostra. Nordea si è impegnata nelle tematiche ESG, andando oltre le analisi basate sulla sostenibilità ambientale, ma anche guardando alle tematiche di inclusione sociale che spesso vengono meno valorizzate dagli altri asset manager. Le chiedo perché e se ci può spiegare meglio la filosofia dietro queste strategie di investimento. Sì, il perché è abbastanza semplice da spiegare. Queste tematiche, le tematiche sociali, le tematiche legate all'inclusione, fanno un po' parte del nostro DNA. Siamo una società di origine scandinava e questo tipo di argomento è un po' all'ordine del giorno. Questi tipi di argomenti sono all'ordine del giorno e pertanto è stato anche facile poi trasferirle in soluzioni di investimento che potessero per l'appunto andare a favorire queste tematiche. Siamo sicuramente anche consapevoli che è una strada lunga da percorrere. Le filosofie che c'è poi dietro, anche da un punto di vista diciamo di fondamentali, di sviluppo economico, è abbastanza semplice, e se banalmente basta osservare il comportamento delle aziende. Le aziende che garantiscono una maggiore appunto inclusione sociale, l'accettazione della diversità, sono anche delle aziende che sono abituate ad ascoltare, sono aziende che tendono quindi ad essere più flessibili, e un'azienda abituata ad ascoltare è flessibile e anche più resistente a quelle che sono le forze del cambiamento, e riesce quindi ad essere, da un punto di vista finanziario, abbiamo scoperto, anche addirittura più profittevole. Quindi si uniscono in buona sostanza due elementi importanti, il rendimento e la sostenibilità. L'industria del risparmio gestito in questi anni ha subito molte evoluzioni, da MiFID 2 alla normativa europea sugli investimenti ESG. In che modo Nordea ha saputo adattarsi e cambiare, e come vede il futuro dell'industria nei prossimi anni? Una domanda interessante. Allora, in realtà l'adattamento è stato abbastanza semplice. Siamo arrivati a questo appuntamento definito insomma dal regolatore attraverso le varie classificazioni che sono appunto state fatte e che ancora faranno, pronti. La sostenibilità era una
Una cosa che, come dicevamo prima, è un po' nel nostro DNA e pertanto con l'introduzione delle normative, la classificazione articolo 8, articolo 9 che appunto è stata fatta, ci siamo trovati già pronti, tant'è che oltre 50 dei nostri comparti di investimento era già aderente a quelli che poi sono stati i criteri definiti, la classificazione appunto definita dall'articolo 8 e l'articolo 9. Quindi quello che stiamo facendo ovviamente è quello di continuare a portare avanti questa filosofia all'interno di tutti i nostri comparti. È una sfida, credo, che vede impegnati non solo noi, vede impegnate tutte le società del settore. È un trend, io credo, assolutamente inarrestabile e irreversibile, e pensiamo che nel futuro di fatto la sostenibilità, o comunque quelli che sono degli elementi legati appunto agli investimenti sostenibili, diventeranno parte integrante di tutti i processi di investimento. Poi c'è chi magari lo fa da più tempo, c'è chi ha iniziato a farlo in tempi più recenti, però io credo che la cosa importante è che appunto il trend sia irreversibile e che questo porti ad un cambiamento importante, perché può permettere veramente di dare un contributo ad un'evoluzione in positivo di quella che è, insomma, l'attività e la presenza dell'uomo sul pianeta.